del Parco dei Monti Osoni e del Lago di Fondi. Salve Lucio. Grazie Simone, grazie a voi per l'opportunità che mi date di portare un contributo alla vostra trasmissione. No, grazie a te di essere con noi. Noi questa sera stiamo parlando, ecco, siamo partiti un po' dall'ecologia, l'ambiente in generale, anche in virtù del fatto che tra pochi giorni si celebra la Giornata Mondiale della Terra. Ma la domanda che vogliamo fare a te, Lucio, che appunto dirigi un parco, tra l'altro presente sul territorio ma molto ampio, è come possono i parchi promuovere concretamente l'ecologia sul territorio? In che modo lo fanno? Beh, allora, parlare in brevissimo tempo di come i parchi promuovono l'ecologia sul territorio, di come il Parco Naturale Monti Osoni e Lago dei Fondi è chiamato a svolgere questo ruolo, non è certo un compito semplice e non lo è certamente, ancor di più oggi che ci troviamo di fronte ad una realtà complessa che poco agevolmente si presta a un lavoro di sintesi. Prima di affrontare gli aspetti relativi al ruolo dei parchi naturali nel contesto della conservazione e evoluzione degli ecosistemi naturali e della loro importante funzione nel contrasto ai cambiamenti climatici, vorrei, Simone, con il tuo permesso, brevemente soffermarmi sull'idea di ecologia. Sì. Oggi parlare di ecologia significa riferirsi a un concetto che implica in maniera integrata il legame tra appunto oikos, casa e logos, discorso, come sappiamo, realizzare concretamente una trasformazione che, partendo da assunti verbali, possa tradursi in azioni concrete, indirizzate a salvaguardare i contesti naturali e sociali, di simbolo di solidarietà e di comunanza di intenti. Anche Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si', ha manifestato l'esigenza di porre l'accento sulla necessità di una conversione ecologica, indispensabile proprio per proteggere la nostra casa comune, cioè la nostra amata terra. L'ecologia quindi contiene in sé non solo il tema della tutela della natura, come sappiamo evoca anche quello della pulizia, una forma mentis, sgombra, potremmo dire, da ideologie pretestuose che potrebbero indurre a scegliere azioni dirette solo alla manutenzione del nostro pianeta. Invece essere ecologisti, è un'attitudine alla ricerca di soluzioni che possono assicurare un appunto fra l'economia, che ha la stessa radice di ecologia, e lo sviluppo dei territori come ambiti collettivi dove le esigenze di crescita dovranno ispirarsi all'equità, alla non discriminazione, e soprattutto nessuno deve rimanere indietro, all'uso razionale delle risorse, alla valorizzazione delle competenze locali e allo sviluppo di nuove forme di lavoro. E premesso ciò, quindi il parco non è e non deve e non vuole essere una teca protettiva impreparato e quasi diremmo minacciosamente erge in nome di vincoli e divieti, muri a difesa della bellezza dei suoi habitat e della sua biodiversità. Il nostro parco, come dicevi tu, un parco molto grande che tiene dentro, oltre al parco regionale dei Monti Osoni e Lago dei Fondi, anche si sviluppano in Ciociaria, la riserva di Fregelle, il lago di San Giovanni e poi il lago di Canterno. Il nostro è almeno ai compiti di tutela e vigilanza che istituzionalmente gli sono affidati da norme innanzitutto regionali, poi nazionali e comunitarie, vuole pensare ed operare dentro un'idea fondamentale, cioè quella di un ente che contribuisce concretamente a far coesistere le politiche legate alla conservazione della natura con quelle di crescita di un territorio, diventando così un significativo motore di sviluppo, sia ambientale che culturale ed economico. Quindi un parco, quello appunto che ho l'onore di dirigere da più di un anno, dove la diversità contraddistingue questo vasto territorio. Lucio, stavamo parlando di varie cose in ambito di ecologia verde, si parla spesso però di un'economia verde. Secondo te, come può essere un'opportunità questa ripartenza, legata ovviamente all'economia verde di cui si parla molto? Bene, allora è
È inutile ribadire che il momento che viviamo, un momento di emergenza sociale e sanitaria, legato appunto a questa pandemia, e si tratta di un evento globale che ha messo e sta continuando a mettere a dura prova il nostro modello di sviluppo. Un evento che si somma a un altro evento globale che riguarda il mutamento del clima, quindi crisi questa che sta producendo effetti negativi e avversi non solo sulle matrici ambientali, quali aria, acqua e suolo, ma sull'intero sistema economico, sociale e produttivo. Queste emergenze quindi ci impongono riflessioni urgenti, ci troviamo quindi nella situazione di confrontarci con sfide impegnative che richiedono il coinvolgimento di tutta la collettività organizzata, ma anche il contributo di ogni singolo cittadino. La nostra generazione ha la responsabilità di attuare un nuovo modello di produzione e consumo dove il filo conduttore è l'uso efficiente delle risorse. Dobbiamo, e a questo punto obbligati anche da questo passaggio storico, dobbiamo adottare subito azioni per mettere in atto una transizione ecologica che non dovrà, essere però solo energetica, ma anche economica, sociale e culturale. Se vogliamo concretamente centrare gli obiettivi che poi sono quelli fissati nell'Agenda 2030. Una transizione che sia capace di trasformare l'attuale economia lineare in una cosiddetta economia circolare, dove i concetti di recupero e riuso dei prodotti, giunti alla loro fine vita tecnica, costituiscono elementi per dare nuova vita alla materia in sintonia con il principio di End of Waste. Quindi, di fine del rifiuto. Perdonami Lucio, scusa se ti interrompo, ma stai giustamente elencando cose che Sì. sembrano altissime. Senti un po' tu come direttore, ma anche come generazione, come ente, la responsabilità di questa grande transizione ecologica. Beh, come direttore di un parco e senza togliere nulla agli attivisti ambientali. Anche come ecologista nell'accezione prima espressa, che implica una visione integrata e un approccio che non trascuri la realtà economica e sociale, nonché ambientale delle scelte di conservazione e direi di trasformazione delle comunità, come direttore sento la responsabilità di proteggere un territorio insieme ovviamente a una squadra fantastica che oltre a rappresentare il luogo della biodiversità, rappresenta anche un ambito importante ai fini del contributo alla lotta ai cambiamenti climatici. I parchi devono essere sempre di più dei punti qualificati di riferimento per dare impulso a progetti complessi, capaci, ecco, di realizzare una dialettica fra il territorio e il mondo produttivo delle imprese. I parchi, il nostro parco assume quindi un valore non solo per la sua specificità naturale, di essere vissuto come contesto fruibile, ma anche per la funzione come bacino naturale di assorbimento dei gas a effetto serra, funzione questa fondamentale per garantire accanto alle misure di mitigazione, delle emissioni di biossido di carbonio, il raggiungimento della cosiddetta carbon neutrality, la neutralità climatica, che rappresenta un obiettivo globale da raggiungere entro la seconda metà di questo secolo, l'anno target è 2050. Poi, vabbè, parliamo di un obiettivo sancito nel 2015 con l'accordo internazionale sul clima che si è svolto a Parigi, accordo internazionale, che ha fatto proprio la segnalazione della comunità scientifica di limitare l'aumento della temperatura terrestre globale entro un grado e mezzo centigrado rispetto al livello preindustriale, al fine di evitare un surriscaldamento del pianeta pericoloso per l'esistenza stessa dell'umanità. Io, così come credo tutti noi, tutte le persone che ci stanno ascoltando, non solo, voglio credere che la lezione inflitta dalla pandemia tuttora in atto porti a un reale e concreto cambiamento dello stile di vita nel rispetto del creato. Come accennato prima, anche Papa Francesco nella sua Laudato Si' indica la sostenibilità come la missione da compiere per l'umanità in questo 21° secolo.
Ecco, proprio la sostenibilità, Simone, è la chiave per una economia green. È proprio su questa linea che si inserisce, ad esempio, anche un progetto interessante, così chiamato Ossigeno, della Regione Lazio, che ha l'obiettivo di trasformare la nostra regione in una tessera del paese, ma direi del pianeta, sempre più green, piantando 6 milioni di nuovi alberi e arbusti autoctoni. Uno per ogni abitante del Lazio, quindi centinaia di progetti già sono stati realizzati, altri in fase di attuazione. Anche noi ne realizzeremo in prima battuta due, uno proprio a Fondi, la città dove ha sede l'ente, l'altro nella riserva di Fumone.